Salve a tutti ragazzi, sono ZWillyX, buona domenica a tutti. In questo video vi mostrerò 15 acquisti che dovete assolutamente fare su GTA Online. Le cose che ho già messo nella top 10 degli acquisti assolutamente da fare non saranno in questo video. E vi lascio la top 10 che ho già fatto nella descrizione di questo video. A differenza della top 10 precedente, in questa top 15 diciamo che metterò a confronto molto rapidamente degli oggetti. Perciò, se ad esempio nella classifica vedete l'oppresso e la deluxo, non dovrete per forza comprarli tutti e due, ma dovrete prendere quello che vi piace di più, così almeno potete anche vedere un confronto rapido su due veicoli che hanno un'abilità molto simile tra di loro. Alla numero 15 infatti abbiamo il vigilante. Questo vigilante secondo me è un'auto da comprare. Decima posizione, consiglio questa bomba solo a chi ha tantissimi milioni, perché innanzitutto è un'auto velocissima, ha un propulsore dietro che si carica ogni 3-4 secondi e che potete attivare per andare ad una velocità sproporzionata per qualche secondo. Se la modificate in un Avenger o in un centro operativo mobile, potete anche aggiungere missili guidati e dopo averla modificata avrete una bestia nel vostro garage. Purtroppo però esploderà con un solo missile di un lanciarazzi a ricerca avanzata o un colpo di un RPG. Ma ciò che compensa questo difetto in primis è il suo sistema di sparare i missili. È una cosa pazzesca, riesce ad agganciare ad una distanza elevata qualsiasi nemico e al tempo stesso i suoi missili vanno molto più veloce di qualsiasi lanciamissili di altre macchine o aerei. Al 99% quando la vigilante avrà agganciato il suo bersaglio riuscirete a colpire questo bersaglio. Li spara in un modo molto strano e diverso rispetto ad altri sistemi che sparano missili guidati. Poi usare il suo turbo è troppo divertente. In un inseguimento potete far volare le auto della polizia con il turbo o ancora farlo a giocatori, persone e qualsiasi altra cosa di GTA Online. Un'auto troppo divertente che qualsiasi multimilionario di GTA Online deve avere a tutti i costi. Alla 14esima posizione ho voluto inserire il jetpack, non tanto per l'utilità ma per il divertimento. Come oggetto non è tanto potente, esplode purtroppo dopo un razzo di un RPG e può sparare solo 16 missili guidati. Secondo me comunque tutti i giocatori che hanno aspettato il jetpack dal 2013 lo devono comprare per forza, perché non sarà un, se così possiamo chiamarlo, velivolo perfetto per gli scontri, ma per il cazzeggio a parer mio è il massimo, è un'esperienza che tutti i giocatori di GTA Online dovrebbero provare. Abbiamo aspettato quasi 5 anni e finalmente eccolo qua, il mitico jetpack acquistabile da Warstock e Shakeri su GTA Online. Ho sentito da qualche youtuber che il jetpack è lento, in realtà non è così, il jetpack è lento quando avete il carrello abbassato. Ma se premete L3, la levetta analogica sinistra, proprio come con un aereo, il carrello si alzerà e il jetpack andrà molto più veloce. Infatti devo dire che il jetpack non è così male per spostarsi da un punto all'altro della mappa, andrà ad una velocità molto simile ad un elicottero. E lo consiglio assolutamente se volete provare qualcosa di diverso in gioco, magari avete tanti milioni. Con 2.750.000 dollari, dopo aver completato la rapina finale più 500.000 dollari di modifiche, avrete un jetpack nella vostra base operativa. Chiaramente il discorso è uguale identico a quello che ho fatto con la vigilante. Comunque personalmente il jetpack a me è piaciuto davvero tantissimo, a parte per il fatto che tenga solo 16 missili guidati, ma per il resto io lo reputo un oggetto da acquistare assolutamente su GTA Online per provare qualcosa di diverso. Alla 13esima posizione abbiamo la base operativa, un altro oggetto secondo me fondamentale per sempre avere nuove esperienze su GTA Online. È un oggetto che secondo me tutti devono avere solo per giocare almeno una volta tutte le rapine del nuovo DLC, che nonostante siano molto complicate, soprattutto a difficile, secondo me sono comunque delle rapine fatte molto bene, parecchio divertenti, dove farete cose che non potevate immaginare prima dell'uscita di questo DLC. E fidatevi che una volta che le avrete avviate diventeranno una droga. Con 1.250.000 dollari potrete provare i nuovi colpi fantastici. Se volete divertirvi al massimo su GTA Online e al tempo stesso guadagnare qualche gruzzoletto, avere un magazzino dei veicoli è il minimo, perché secondo me
il sistema di guadagno import-export è il miglior sistema di guadagno su GTA Online per rapporto divertimento-guadagno. Potete fare un massimo di $320,000 di profitto ogni 4 macchine di fascia alta. E penso sia anche la cosa più divertente rubare auto diverse tra di loro per poi guadagnarci con la vendita, rubare supercar, sportive e chi più ne ha più ne metta. Per acquistare un magazzino di veicoli dovete avere un ufficio ed essere in una sessione pubblica. Tutti i magazzini sono uguali a livello di utilità e il loro costo dipende solo dalla posizione. Il più economico sarebbe questo e costa $1,500,000. Abbiamo poi il centro operativo mobile, essenziale secondo me per tantissime cose. In primis per modificare i veicoli dei nuovi DLC usciti l'anno scorso. Ma non solo per questo consiglio l'acquisto. Innanzitutto lo consiglio perché ha una resistenza a dir poco incredibile. Riesce a resistere a più di 15 colpi di un RPG e grazie a questa statistica possiamo dire che il centro operativo mobile è uno dei veicoli più resistenti del gioco. Oltre a questo tiene anche 3 cannoni che potete aggiungere grazie alle ricerche del bunker. Con $2,100,000 potrete portarvi a casa un bel centro operativo mobile con officina e armeria per modificare i nuovi veicoli degli ultimi DLC o comunque armi MK2. In alternativa, se il centro operativo mobile non vi piace, potete prendere l'Avenger che oltretutto avrà la modifica delle armi direttamente disponibili dall'officina della base operativa. Anche qui l'Avenger riesce a resistere a circa 20 colpi di un lanciamissile a ricerca avanzata, modificandolo diventa anche un ottimo aereo o comunque anche un ottimo elicottero con cui spostarsi nella mappa. Possiamo scegliere la sua modalità di volo tenendo premuta la crocetta direzionale destra. E oltre a questo possiamo anche entrare nella stiva mentre l'Avenger sarà in volo, attivando semplicemente dal menu inventario la funzionalità del pilota automatico. E da lì possiamo anche usare una delle 3 torrette senza che nessuno debba per forza pilotare l'Avenger. Davvero un aereo troppo veloce per essere della sua stazza? Anche questo è un buon acquisto secondo me. A mio parere nel 2018 dovete avere per forza o un centro operativo mobile o un Avenger. A livello di utilità sono praticamente uguali, la loro officina e la loro armeria che possiamo aggiungere dall'e-slot è uguale, identica. Con circa 5 milioni avrete un Avenger potenziato al massimo. Se non avete tanti soldi consiglio di prendere il COM che tanto farà lo stesso lavoro di un Avenger e costa la metà dell'Avenger praticamente. All'ottava posizione abbiamo l'Acula, un elicottero molto utile soprattutto per fare missioni scorte in free mode o missioni CEO. Qualsiasi cosa, insomma. Grazie alla sua modalità furtiva, che inizialmente avevo sottovalutato, ma poi mi sono reso conto che questa è davvero un'ottima abilità. Per attivare la modalità furtiva basta tenere premuta la crocetta direzionale destra. L'unico fatto è che purtroppo non potrete usare le armi quando la culla sarà in modalità furtiva. Ma nonostante questo si tratta di un'ottima abilità, perché una volta attivata è come se aveste chiamato Lester per nascondervi al radar. I vostri nemici non sapranno dove state andando o cosa state facendo e puff, sarete completamente scomparsi dal radar. Se ad esempio state raccogliendo dei carichi per il bunker, il gioco non darà l'allerta agli altri giocatori, almeno finché non disattiverete la modalità furtiva. Tiene i classici missili guidati e la torretta del copilota poi non è così malaccia, anche se nulla di che, e riesce comunque a resistere a qualche razzo di un RPG. E anche qui abbiamo un'altra alternativa. Se la culla non vi piace, vi consiglio di acquistare l'FH1 Hunter che si becca la 7ª posizione. L'FH1 Hunter è un elicottero devastante. Innanzitutto esplode dopo 3 razzi di un RPG o 3 colpi di un lanciamissili a ricerca avanzata e 7 colpi di un fucile da cecchino MK2 esplosivo. Per essere un elicottero, come resistenza non è niente male. È il più veloce del gioco se usiamo il trucchetto di accelerare con l'Hunter premendo ripetutamente R2 e a differenza della culla l'Hunter può avere sia i missili guidati che la batteria missili. Ma non è finita qui perché la torretta del copilota riuscirà a sparare colpi esplosivi. Un altro vantaggio dell'Hunter è che a differenza della culla l'Hunter può avere il sistema di contromisure. Se quindi state cercando un elicottero offensivo prendete l'Hunter, altrimenti se state cercando un elicottero con cui nascondervi dal radar, prendete la culla che è perfetto per fare missioni in pubblica per cazzi vostri. Alla 6ª posizione abbiamo un'auto che dovrebbero avere, secondo me,
tutti i giocatori poveri di GTA Online, ovvero la LG RH8. E voi direte, Willy, ma è gratis! Appunto che è gratis! Ma le modifiche no, ed è per questo che ho voluto includere l'LG RH8 in questa lista. Nonostante siano passati tantissimi anni, nonostante quest'auto faccia parte di GTA Online già dalla sua prima uscita, l'LG RH8 rimane ancora nel 2018 una delle sportive migliori del gioco. E spendendo $400,000 circa di modifiche, vi porterete una sportiva molto più che valida sia per gare che per spostarsi da un punto all'altro della mappa. Con $500,000 vi portate una sportiva che spacca ancora oggi. Alla quinta posizione abbiamo il Rogue, il miglior aereo del DLC contrabbandieri. Innanzitutto con lo sconto dovete sapere che costa solo $1,200,000, più $600,000-$700,000 di modifiche. Può trasportare un'altra persona, ha i mitragliatori esplosivi proprio come un Hydra, tiene delle contromisure, possiede anche delle bombe che possiamo sganciare, ma soprattutto tiene i tipici missili guidati. È un aereo praticamente perfetto, tutto quello che un pilota ha bisogno per asfaltare altri nemici in una sessione free mode. Riesce a resistere a ben due missili se abbiamo l'armatura al massimo, è velocissimo, molto agile, facile da manovrare. Insomma, un aereo spettacolare da avere a tutti i costi, secondo me. Questo è il perfetto aereo. Se state cercando un aereo devastante e vi siete stancati dei soliti aerei da caccia, allora questa alternativa farà proprio al caso vostro. Alla quarta posizione abbiamo l'APC. L'APC costa $2,325,000 scontato, più $500,000 circa di modifiche. Anche senza le sue modifiche sbloccate grazie alle ricerche del bunker, l'APC si rivelerà un ottimo carro blindato. Per usare il cannone davanti avrete bisogno di un compagno, altrimenti dovrete fermarvi ogni qualvolta volete utilizzare il cannone. Gli altri passeggeri invece potranno usare delle mitragliatrici. Un altro pregio di questo APC è che può andare in acqua. È veloce, è facile da manovrare, ma soprattutto riesce a resistere a 7 colpi di un lanciamissile a ricerca avanzata o di un RP. Se vi serve una bestia che riesce a muoversi abbastanza velocemente nelle strade di Los Santos, allora questo APC farà proprio al caso vostro. Un carro blindato che può asfaltare, secondo me, anche i nuovi oggetti del DLC Doomsday Ice. In alternativa, se volete spendere qualche soldo in più, allora consiglio di comprare il Kanjali, mitico carro armato della Madonna del nuovo DLC Doomsday Ice. Il Kanjali ha un prezzo un pochetto più alto dell'APC, costa circa $2,900,000, più $400,000 di modifiche se non aggiungete il lanciagranate remoto, le mine di prossimità e il cannone a rotaia. Il Kanjali, innanzitutto, per essere un carro armato, è velocissimo. Non è veloce quanto l'APC, però diciamo che siamo su quella velocità. Secondo me questo Kanjali è l'evoluzione del Rhino, spacca davvero troppo. Il suo cannone a livello di potenza è simile al cannone del Rhino, ma non è questo il punto. Può trasportare innanzitutto 4 persone. Il vostro amico accanto può usare una mitragliatrice molto potente, ma soprattutto riesce a resistere addirittura a 8 razzi di un RPG o lanciamissili a ricerca. È un carro armato che secondo me tutti dovrebbero avere nella propria base operativa. E lo consiglio a quelle persone che ovviamente ancora non hanno una PC o un Rhino. Alla terza posizione ho voluto inserire le armi MK2, in particolare 3 armi. Il fucile da cecchino pesante MK2 esplosivo. Io reputo quest'arma fondamentale per proteggersi in qualsiasi situazione nel caso stia succedendo un casino in Fremont. Può distruggere con un colpo qualsiasi auto. Può uccidere con 2 colpi una persona, facendo saltare il suo corpo al primo colpo, e riesce a mirare da una distanza molto ma molto lontana. E secondo me quest'arma è perfetta per proteggersi da eventuali minacce attorno al vostro radar. È un'ottima arma con cui difendersi da eventuali minacce. La seconda arma che consiglio invece è il revolver pesante MK2 con i proiettili a punta cava. La pistola secondo me più forte del gioco, perché riesce con questi proiettili ad uccidere qualsiasi persona con un solo colpo, anche giocatori. Infine, la terza arma che consiglio è il fucile a pompa MK2 esplosivo. Una vera bomba, non solo dalla corta distanza, ma anche dalla media distanza, in quanto può far saltare le budella a qualsiasi nemico, essendo che ovviamente i proiettili possono esplodere. Numero 2 abbiamo l'Oppressor, un'ottima moto con cui spostarsi velocemente nella mappa. Sfortunatamente, per aggiungere i missili guidati, dovrete prima sbloccare la sua ricerca nel laboratorio del bunker, con un po' di clou, ma soprattutto dopo aver speso
speso tanti soldi. È l'unica pecca di questa moto. Ma tralasciando questa cosa, non è essenziale avere i missili nell'Oppressor, secondo me. La ragione per la quale l'Oppressor fa parte di questa classifica è che si tratta di una moto speciale che riesce ad andare da un punto all'altro della mappa in massimo 10 minuti. E a parte questo, possiamo anche farla spawnare quando vogliamo in qualsiasi momento con il menu dell'MC, senza aspettare meccanico e cazzi e mazzi. È una moto troppo conveniente e utile. Il suo turbo, lo spawn grazie al menu dell'MC e il fatto che riesca a volare combina a questa moto delle prestazioni generali mostruose. È un'utilità davvero incredibile, specie se dovete fare missioni free mod, raccogliere carichi per il vostro bunker, eccetera eccetera eccetera. Una moto che tutti devono avere su GTA Online. In alternativa invece alla posizione numero 1 abbiamo la Deluxo, che consiglio di comprare se non vi è piaciuto l'Oppressor. A differenza dell'Oppressor, la Deluxo può subito avere mitra e missili guidati tra le modifiche se la andiamo a modificare nel solito centro operativo mobile o Avenger. E un'altra caratteristica particolare è che potete scegliere di volare in qualsiasi momento, mentre per volare con l'Oppressor, come sappiamo tutti, vi serviranno almeno 100 o 200 metri di distanza. E poi se vi schiantate non sarà un problema così grosso come invece con l'Oppressor. La ragione per la quale l'ho inserito in questa lista è che, come l'Oppressor, la Deluxo può andare in qualsiasi punto della mappa senza troppi problemi. L'unico fatto è che purtroppo in modalità aereo la Deluxo sarà molto più lenta dell'Oppressor, e questo impedisce alla Deluxo di raggiungere punti distanti della mappa molto velocemente, in quanto non possiede un turbo, e quando è nella modalità aereo la sua velocità sarà simile a quella di un elicottero. Se non vi piace l'Oppressor e volete un veicolo che fa tutto, che può andare in acqua, che può andare in strada, che può volare, allora comprate la mitica Deluxo. Se invece volete risparmiare qualcosa e al tempo stesso vi serve qualcosa per spostarvi molto velocemente, prendete l'Oppressor. Quindi niente ragazzi, io spero che questa top 15 vi sia piaciuta, mi raccomando, se è così lasciate un bel pollicione in su. Fatemi sapere la vostra top 15 degli acquisti assolutamente da fare tra i commenti, e se volete vedere un'altra top 10 di acquisti assolutamente da fare, vi consiglio di dare un'occhiata al link che vi lascerò nella descrizione di questo video. Da ZWillix è tutto, ci sentiamo al prossimo video!